Amiamo sorprendere il nostro pubblico. Ideare, studiare, pianificare, realizzare, mettere in onda. La radio la facciamo con la massima cura del particolare. Sull'Ecco FM prestiamo attenzione ad ogni minimo dettaglio, perché sono quelli che oggi fanno la vera differenza. E noi siamo abituati alle differenze. Ogni scorcio del nostro lago è diverso dall'altro. Ogni paesaggio delle nostre montagne è unico ed inimitabile. L'Ecco FM è la radio dei lecchesi e del nostro territorio. L'Ecco FM Visual Radio Station. La radio che ascolti, che vedi e che tocchi. L'informazione di L'Ecco FM. Ben ritrovati da Luca Cereda con una nuova edizione di L'Ecco FM News, le notizie di L'Ecco FM. E apriamo questa edizione del giornale con un aggiornamento sulla situazione della Valsassina e di Dervio. Per fare ciò abbiamo intervistato telefonicamente Stefano Cassinelli, sindaco di Dervio, e il capo nazionale del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Può partire il servizio. Sono destini incrociati, intessutisi nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12, quelli che hanno unito Dervio e la Valsassina. Una comunicazione di solo codice giallo da parte della Protezione Civile e dei tecnici della diga di Pagnona, che non preallertava ad una bomba d'acqua, al dissesto idrogeologico, all'evacuazione e allo sfollamento di centinaia di abitanti tra Premana e la cittadina lariana di Dervio. Sono questi gli elementi che oggi hanno fatto scattare l'emergenza di livello C, emergenza nazionale per il territorio colpito. Qual è la situazione di Dervio, della diga di Pagnona? Lo abbiamo chiesto al sindaco derviese Stefano Cassinelli e al capo nazionale del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli. In questo momento stiamo sgomberando fango, sono tantissimi metri cubi. Sono centinaia o migliaia di quintali di legname sia sul suolo pubblico che sia sulle strutture private. Poi oggi pomeriggio inizieremo la quantificazione più precisa dei danni, poi siamo intorno ai 400.000 euro almeno sul suolo pubblico e qualche milione di euro sul privato. Però le attività stanno ancora sgomberando il fango, stanno lavorando per liberare gli spazi lavorativi. Adesso risolviamo l'emergenza, dobbiamo tornare a una situazione accettabile. Abbiamo appena fatto un sopralluogo con i tecnici della provincia, il presidente Usuelli e l'assessore regionale Sertori, che ringrazio. Ci hanno dato la conferma che è dichiarato lo stato di emergenza, dovrebbe essere un'emergenza C, quindi di livello nazionale, e questo ci permetterà di avere anche l'accesso a delle risorse per la ricostruzione, perché a questo punto credo che sia anche necessario parlare di ricostruzione, almeno per alcune parti. Beh, abbiamo riscontrato l'attività che si sta facendo per ripristinare i luoghi per restituirli alla popolazione. Si sta lavorando alacremente. A questo proposito voglio ringraziare tutte quante le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, tutte le strutture intervenute, in particolar modo i volontari.
FM. Oltre alla situazione di Dervio e della Valsassina, va ricordata la frana sulla SP63 che ha letteralmente tagliato i ponti di comunicazione e collegamento con il comune di Morterone. Pietro Forone, assessore regionale al territorio e alla protezione civile lombarda, ha tratteggiato alla riunione tenutasi proprio oggi pomeriggio in prefettura a Lecco un quadro dei rapporti tra le realtà locali coinvolte, la provincia, regione, ma anche lo Stato, nell'intervista che trovate sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook. Uno spiraglio di luce, anzi tre, ci sono e si intravedono all'orizzonte. La giornata di caldo sole che ha permesso ai volontari, al personale della protezione civile, dei vigili del fuoco e non solo, di lavorare a pieno regime. Il fatto che riaprirà al traffico domani mattina alle ore 6 la strada provinciale 62, rimasta chiusa da ieri dopo lo stralipamento dei torrenti Molinara, Fusse e Valdinusse. E infine la voglia di non passare alla storia come vittime ma come artefici della propria ricostruzione che hanno messo e stanno mettendo in campo in queste ore gli abitanti dei territori colpiti della nostra provincia. E cambiamo decisamente argomento. Passiamo alla mobilitazione di domani, venerdì 14, per i metalmeccanici lecchesi. Sciopero generale di 8 ore proclamato da FIOM CGL, FIM CISL e UILM in tutta Italia, che serve principalmente per chiedere interventi pubblici e privati per contrastare una nuova ondata di crisi che si sta abbattendo sulle aziende del settore metalmeccanico, anche perché proprio nel lecchese in questo momento ci sono due realtà importanti che stanno sentendo particolarmente la crisi, ovvero l'Usquarn di Valmadrera e Maggi Group di Olginate. I temi dello sciopero quindi sono veramente sentiti anche qui sul nostro territorio. E si accendono le luci per il primo dei 7 giovedì previsti di Shopping Sera 2019, la 18ª edizione del tradizionale appuntamento estivo organizzato da Confcommercio Lecco e rivolto ai commercianti della città. Prenderà il via proprio questa sera, giovedì 13 giugno, per concludersi giovedì 25 luglio. I negozi a partire dalle ore 21 accoglieranno lecchesi e turisti, oltre naturalmente al consueto orario diurno. Come sempre durante le aperture serali di Shopping Sera 2019, la città sarà animata da eventi e iniziative ad aderire oltre a 70 attività, negozi e pubblici esercizi operanti nel centro di Lecco ma anche nelle zone limitrofe. E in chiusura la pagina dello sport, il calcio. Lecco andrà in ritiro dal 10 al 24 luglio con ogni probabilità ancora in Val San Martino, a Carenno manca solo l'ufficialità. Intanto salgono a 8 i riconfermati della scorsa stagione: Carboni, Malgrati, Capogna, Danna, Lisai, Segato, Merli, Sala, Pedrocchi. Presto dovrebbe essere confermato anche il centrocampista classe 98 Marco Moleri e forse anche classe 2000 Samakei, il quale però dovrà attendere le decisioni del Torino, proprietario del suo cartellino. Incerto anche il futuro di Mattia Alborghetti, che è di proprietà dell'Ecco ma è un classe 98 e dovrà essere oggetto di una riflessione ulteriore dallo parte dello staff tecnico blu celeste. Obiettivi di mercato? Arrivare innanzitutto a 26 componenti di rosa con pezzi pregiati nei ruoli di portiere, difensore laterale, centrocampista centrale e centravanti, da reperire in altri lidi. Il telefono del DS Mario Tesini e quello di Mister Gaburro scottano e lo faranno ancora per almeno tutto giugno, fino al 10 di luglio, data della partenza per il ritiro. E continuate a seguire l'Eco FM in diretta e sulle nostre pagine social per restare sempre aggiornati. Da Luca Cereda è tutto, appuntamento alla prossima edizione di l'Eco FM News. L'informazione di l'Eco FM.